Ben ritrovati con TG Euro Opportunità, il nostro telegiornale sull'Europa, edizione dal 18 al 24 aprile che si apre con una panoramica sui fatti europei che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Un drappello di quasi 400 piccole e medie imprese europee, 387 per la precisione, stanno per ricevere un totale di 130,6 milioni di euro di fondi europei del programma Horizon 2020. Ben 107 sono italiane, coperti i settori più disparati, dal trasporto sostenibile alla riduzione delle emissioni di CO2, dallo sviluppo delle nanotecnologie all'ecoinnovazione. Si tratta dell'ultima tranche di finanziamenti europei nel quadro del progetto UE di ricerca e innovazione Horizon 2020 ed erogati grazie allo strumento UE per le piccole e medie imprese che ha a disposizione un budget totale di 3 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di incentivare la messa in pratica di idee innovatrici da parte delle piccole e medie imprese europee e il loro consolidamento sul mercato. Si tratta della tranche di aziende finanziate più grande ad oggi e porta il numero totale di PMI che hanno ricevuto un sostegno economico dall'UE a quota 827 per un totale di 255 milioni di euro. Le piccole e medie imprese italiane finanziate sono sparse su tutto il territorio nazionale, con una maggiore concentrazione a Roma e Milano. La Commissione europea ha inviato una lettera al Ministero italiano delle Infrastrutture per chiedere alcuni chiarimenti sul decreto Sblocca Italia, in particolare sulla parte che riguarda le modifiche ai contratti di concessioni delle autostrade. E quanto spiega il portavoce della DG Mercato Interno Industria, confermando quanto riportato nei giorni scorsi su alcuni quotidiani. Tali contatti e scambio di corrispondenza, precisa il portavoce, sono una pratica comune per ottenere informazioni aggiuntive per poter valutare la conformità del provvedimento con le leggi UE e, se necessario, cercare un modo per assicurarne il rispetto. Primo ok dell'Europarlamento alle nuove norme per limitare al 7% la quota di biocarburanti tradizionali provenienti da colture alimentari come mais, colza, olio di palma rispetto al 10% del target UE delle rinnovabili nel settore trasporti per il 2020. La Commissione Ambiente ha approvato il compromesso raggiunto nei negoziati con la Commissione Europea e il Consiglio UE. Le nuove regole dell'Unione Europea porranno un freno ai biocarburanti tradizionali, senza però premere troppo l'acceleratore su quelli di seconda generazione, per esempio i derivati da alghe e rifiuti. Per questi ultimi non sono previsti target vincolanti, ma solo un obiettivo indicativo dello 0,5% che gli Stati membri possono decidere di aumentare. Un incentivo però è stato fissato, conterranno il doppio rispetto agli altri nel raggiungimento del target del 10% di rinnovabili nei trasporti per il 2020. L'attuale modifica alla normativa UE è stata sollecitata soprattutto dagli ambientalisti, preoccupati da tempo per gli effetti negativi dei biocarburanti tradizionali che impiegano terreni che potrebbero essere usati invece per produrre cibo, mentre terra extra viene sottratta alle foreste aumentando la CO2. E dopo la nostra panoramica, adesso andiamo a dare un'occhiata ai bandi che abbiamo selezionato per voi questa settimana. Il 21 aprile scade l'invito a presentare proposte Società Riflessiva Patrimonio Culturale ed Identità Europea, pubblicato nell'ambito dell'azione Sfide Globali. Obiettivo del bando è quello di affrontare le politiche e le sfide sociali individuate dalla strategia di Europa 2020, mirando alla realizzazione di ecosistemi di innovazione dei beni culturali digitali. La cifra massima disponibile per il seguente avviso è pari a 10 milioni di euro. Scadrà invece il 12 maggio il primo step per la presentazione delle candidature al bando Excel, componenti e sistemi elettronici per la leadership europea, azioni di innovazione.
pubblicato nell'ambito del programma Horizon 2020. La cifra massima disponibile per il seguente avviso è pari a 95 milioni di euro. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature sarà per il primo step il 12 maggio, per il secondo step l'8 settembre 2015. Infine scadrà il 14 maggio, nell'ambito del programma Erasmus Plus, l'invito a presentare proposte nell'ambito dell'azione Eventi sportivi europei senza scopo di lucro, solo se non connessi alla Settimana europea dello sport 2015. Il bando prevede la partecipazione a tutte le azioni del programma Erasmus Plus ed è aperto anche in questo caso non solo ai 28 paesi dell'Unione, ma anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica Jugoslavia della Macedonia e Confederazione Svizzera. Il nostro focus di approfondimento questa settimana torna a occuparsi di buone prassi nel settore agricolo e questa volta andiamo in Portogallo per vedere che cosa è stato realizzato in una impresa agricola grazie ai fondi messi a disposizione dalla politica agricola comune dell'Unione Europea. Vediamo. Nel corso degli ultimi 50 anni, la PAC, Politica Agricola Comune, ha permesso all'Europa di garantire la sicurezza alimentare ai suoi 500 milioni di cittadini e di creare 46 milioni di posti di lavoro nel settore agroalimentare, attualmente il settore occupazionale più grande d'Europa. L'Unione Europea ha recentemente concordato alcune importanti modifiche della PAC. Questi cambiamenti hanno lo scopo di continuare a garantire la sicurezza alimentare ad un'Unione Europea più grande, riequilibrando le sovvenzioni all'agricoltura in tutta l'Europa in modo da renderle più eque ed ecologizzando la PAC, cioè destinando una parte significativa dei pagamenti alle pratiche agricole sostenibili, utili per la biodiversità, la qualità del suolo e l'ambiente in generale. Le modifiche mirano anche a proteggere la ricca diversità dell'agricoltura europea, sostenendo diversi tipi di aziende e di attività agricole. Qui siamo a Montemoro Novo, in Portogallo, nell'azienda di Alfredo Sendim, che ha iniziato la sua attività adottando il modello di monocultura già esistente e predominante, ovvero sughero, grano e pecore. Non ci è sembrato però di avere adottato un approccio responsabile, così abbiamo deciso di rivolgere lo sguardo al passato per vedere cosa fosse successo qui per anni e anni, scoprendo la meravigliosa storia del montato. Che cos'è il montato? Si tratta di un concetto basato su varie attività, introdotto in una struttura agroforestale con almeno tre livelli. Un livello di alberi, uno di arbusti e uno di pascolo. E in questo quadro abbiamo creato un mosaico formato da una molteplicità di attività agricole che, se ben bilanciate, cooperano anziché competere. Questo risultato si ottiene instaurando dei collegamenti tra le varie attività. I tacchini, ad esempio, contribuiranno al mantenimento del vigneto, rimuovendone le erbacce, mentre il vigneto, dal canto suo, fornisce cibo per i tacchini, creando così un circolo infinito. In natura esistono già milioni di esempi di cooperazione come questa. Tale mosaico di attività è anche all'origine della dieta mediterranea. Produciamo oltre 300 diversi tipi di generi alimentari, ovviamente su una scala molto piccola. Fondamentalmente siamo agricoltori, ma per essere in grado di produrre utilizzando il modello del montado, abbiamo dovuto introdurre altre quattro funzioni: trasformazione, distribuzione all'ingrosso, distribuzione al dettaglio e servizi turistici. In Europa la consapevolezza è in progressivo aumento e questo è il motivo per cui si dovrebbe procedere ad una riforma della PAC che accolga questi modelli. Producono meno e sono meno competitivi sul mercato, ma rispettano altre questioni fondamentali. Questa idea di bene pubblico ha acquistato importanza in seno alla PAC ed è stato coniato uno slogan: soldi pubblici per beni pubblici. Ciò significa che stiamo pagando gli agricoltori, in particolare non solo perché pensano al proprio tornaconto finanziario, ma in realtà per quanto stanno facendo per la società. In molte parti d'Europa sono i piccoli agricoltori a essere di vitale importanza e attualmente sono loro che non ottengono così tante sovvenzioni. Inoltre, molto spesso, anche se non sempre, sono loro che forniscono una grande quantità di beni pubblici. E torniamo ai bandi con il secondo blocco che abbiamo selezionato per voi questa settimana. Scadrà l'8 maggio 2015 il termine ultimo per l'invio delle proposte inerenti al bando Azioni di formazione e di informazione in favore delle organizzazioni dei lavoratori nell'ambito del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale.
La cifra massima disponibile per il seguente avviso è pari a 3.797.000 euro. Il 12 maggio 2015 scade invece il primo termine per la presentazione delle candidature al bando Excel Componenti e Sistemi Elettronici per la Leadership Europea Azione di Innovazione, pubblicato nell'ambito del programma Horizon 2020. La cifra massima disponibile per il seguente avviso è pari a 95 milioni di euro. La seconda scadenza del bando è prevista per l'8 settembre 2015. E chiudiamo con la scadenza del 15 giugno 2015, termine ultimo per la presentazione delle proposte al bando Supporto al Dialogo Sociale pubblicato nell'ambito del programma EASI. Potranno parteciparvi tutte le organizzazioni partner sociali a livello europeo, nazionale o regionale. La sovvenzione coprirà il 90% delle spese ammissibili e, in casi eccezionali, anche il 95% per un importo minimo di 108.000 euro per progetto. Eurostory vuole ricordare questa settimana il personaggio politico forse più importante della storia dell'Unione. Si tratta di Robert Schuman, padre dell'integrazione europea e anche fautore di quel dialogo e della solidarietà tra i popoli. Anche per questo la Chiesa ha avviato ufficialmente per lui una procedura di beatificazione e noi adesso andiamo a vedere il suo profilo. Robert Schuman è uno dei padri dell'Europa Unita. Celeberrimo è il piano Schuman sulla riorganizzazione della produzione del carbone e dell'acciaio, quale garanzia di pace e prosperità per tutto il continente. Schuman nasce il 29 giugno del 1886 a Lussemburgo e, dopo aver trascorso i primi anni della giovinezza in Lorena, prende la laurea in diritto per intraprendere poi la carriera di avvocato a Metz. Entra in politica nel 1919 come deputato al Parlamento di Parigi, nel gruppo del Partito Democratico Popolare, di ispirazione cristiana. Durante il secondo conflitto mondiale è incarcerato e condotto in Germania dai tedeschi per il suo antinazismo, ma riesce a fuggire ed entra nel movimento di resistenza in Francia. Dopo la guerra, nel 1945, è deputato dell'MRP e nel 1946 diviene ministro delle finanze, per poi assumere un anno dopo la guida del governo. Manterrà questo incarico per un solo anno, fino a quando, nel 1948, è nominato ministro degli esteri. Il periodo al ministero degli esteri si rivela decisivo. Prende a analizzare la questione franco-tedesca e il dramma antico dell'Alsazia-Lorena, che lo porta a concludere che solo una concordia duratura tra la Francia e la Germania potrà determinare una solida unificazione europea. L'Europa unita, infatti, è il suo obiettivo primario, che condivide con Jean Monnet, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer. Con loro e su impulso di Jean Monnet, commissario generale al piano, lancia la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, CECA. La storica dichiarazione Schuman, del 9 maggio 1950, segna la data simbolo della nascita di ciò che diventerà l'Unione Europea. Tale progetto si concretizza nel piano Schuman, che prende corpo un anno dopo la costruzione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, CECA. Il primo trattato tra Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Francia viene firmato il 18 aprile 1951. Dal 1958 al 1960 fu il primo presidente del Parlamento europeo, che al termine del suo mandato lo nominò padre dell'Europa. Morì nel 1963 a Metz, lasciando un grande esempio di senso dello Stato unito ad un'inflessibile integrità morale. Per lui la Chiesa, dopo il nulla osta della Santa Sede nel 1989, ha iniziato ufficialmente la causa di beatificazione che è tuttora in corso. Chiudiamo come sempre con l'agenda degli appuntamenti previsti la prossima settimana. In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, WIPO, e la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, organizzano per il 21 aprile il seminario Roving Seminar on WIPO Services and Initiative. La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione sul sito della Camera di Commercio di Torino. L'evento si terrà presso il Centro Congressi Torino Incontra in via Nino Costa numero 8. Bene, è tutto anche per questa edizione. Vi ricordo che siamo presenti anche sul web e seguiteci su Facebook e Twitter. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto la prossima settimana. Arrivederci.